poi scambiamoci i contatti, che magari nel commentario se vuoi possiamo anche mettere il tuo video con materiale d'archivio, sto presentando il suo fan come vuoi, eh? Questo li hanno già messi sul sito di Giuliano Calore anche. Sì. Fai quello che vuoi. Tranquillo. Quindi scambiamo i contatti. Sì. Thank you.
Andrea, sindaco. Oltre il rischio, è andato oltre il pericolo, è entrato nell'errore, nella parola errore, che quando si entra in queste fasi non ci si può permettere di sbagliare, perché si paga con la vita. E quando uno mette insieme un programma di discesa dello stelvio di notte, ha calcolato tutto, ma non sa cosa succede. Certamente non ha commesso neanche il più piccolo errore, perché sarebbe stato il momento di non ritorno, e se fosse successo avremmo pianto tutti. Il signor Giuliano ci ha dimostrato la sua forza e questo ci ha dato anche l'entusiasmo del suo 13° record. Detto questo, vengo da discipline sportive aeronautiche, si parla di vento, il vento è alleato ed è molto pericoloso, come la gravità, sembra strano, aiuta quando si scende, non aiuta quando si sale. Certamente partire con la bicicletta in discesa e non avere nessun appiglio una volta che sei partito, non si sa come va a finire se non sai fare veramente il tuo lavoro. E per questo motivo, con i tornanti che scambiano continuamente direzioni, l'uomo si trova all'interno di un goniometro di 360 gradi dove arrivano venti di direzione e intensità variabili. Credete, la compensazione di un vento, sia debole
o forte è un'impresa tutte le volte, a secondo le condizioni. Io credo che l'impeto di Giuliano e la bravura di Giuliano hanno superato tutto e nella storia rimarrà sempre l'unico. E io dico un grande bravo a Giuliano Calore e un abbraccio veramente a Giuliano Calore. Il pensiero che ho scritto qui nella scatola: i suoi record del ciclismo estremo sono unici nella storia e rimarranno unici per sempre. Lino Tamburini. Grande Giuliano! Unico! Vorrei aggiungere un qualcosa anche mio, perché questo signor qua doveva rifare il libro. Allora mi chiama e dice: ti voglio dare qualche fotografia, tu con lo Stelvio. Andiamo su, facciamo un bel giro. Il giorno dopo andiamo, proviamo, preparo le macchine per fotografarlo e lui prepara la bicicletta. Il primo giro che fa mi dice: adesso qua io in questa curva tu mi devi prendere così come vengo giù. Beh, la curva che ha fatto cade per terra. Mi dispiace, anche lui cade, come cadiamo tutti. Metto via le macchine fotografiche perché ormai qua non si va più nulla. Beh, arriviamo su sullo Stelvio, si è aperto lo Stelvio dalla gente che c'era che lo aspettava. Tutto il giorno ha corso, con un male alla gamba che non ti dico, meno magari neanche più mosso. Sì o no? È unico in tutto. E per fotografare, perché voleva che fotografassi lui, con tutti i tornanti sotto, ho dovuto scalare la montagna, ho dovuto scalare lo Stelvio a piedi per fotografare lui e i suoi tornanti sotto. Andiamo qua. Certo. Anche, grazie anche a lui, allora, se ho fatto qualcosa di importante. Allora, a questo punto... A questo punto parlo anch'io. Due secondi. Dedico una canzone a Giuliano, io suono il sassofono, una vita, e potrei dedicare una qualsiasi canzone, ma la più appropriata di oggi è Grande, Grande, Grande. Bravo! Grande Zeno! Giuliano, scusa.
No, no, no. Abbiamo creato un duetto in questo improvvisato di senza vergogna. Non ci siamo. Aspetta, va piano. Hai un decimile, ci credono di sì, Non ci siamo messi d'accordo su niente. E si sente. Improvvisiamo, eh. È bello le robe improvvisate. Allora, dai. Col maestro Mauro eravamo tutte e due veloci, le donne ci volevano dappertutto, purtroppo è stata così. Ecco, volevo farvi sapere che io e Giuliano abbiamo qualcosa insieme. Lui è il campione della bicicletta e io sono campione di qualcos'altro, non ve lo dico perché le donne se non sarebbero da qui e qua. Grazie della questa bellissima festa. Bello. Poi parlando, ma deve parlare con il presidente. Sì, è tornata con il Paolo. Ci parla Paolo Ferris. Quindi è record, Bernardino, Aru, Rivali. Guarda la testa, sì, è davvero. Thank you.
amici! Adesso avete capito perché John Clooney nel suo matrimonio ha voluto che suoni lui. È in gamba, è in gamba. C'è il signor Garato che è stato un campione anche lui, perché qui si parla di campioni ma bisogna dire anche le nomi, signori. Questo è il signore, questo è il campione di ciclismo, ne sa ben qualcosa, quei figli che corrono hanno fatto il Giro d'Italia, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire una piccola cosa che hanno trascurato. Sì, allora io volevo vedere l'aspetto sportivo, perché Giuliano scende dallo stadio senza mani, di notte no, però volevo farvi una domanda. Voi sapete che ogni anno, o quasi ogni anno, al Giro d'Italia si passa per lo stadio che è chiamata Cima Coppi, va bene? E si cronometra da sotto fin sopra il tempo. Chi è che ha il record della scalata dello stadio? Lo sapete? Merckx, Gimondi, Contador, Aru o Nibali? Chi sarà? Giuliano Calore! Giuliano Calore! Come fai andare più forte di Aru? Grande Giuliano! Allora, lui senza mani, senza mani, senza manubrio, senza manubrio, senza freno, pensate, un sacco di freni, ha fatto meglio di Merckx, di Gimondi, di Contador, e dei grandi no, Bernardi, dell'84, Giro d'Italia 84. Ma è meglio anche di Aru e di Nibali. Sì, beh, logico. Potresti fare il Giro d'Italia. I tempi di adesso, Se tu avessi 40 anni di meno, potevi fare il Giro d'Italia. Perché non hai corso, come dire, tanti? Ma io gli ho detto da giovane, come mai hai avuto troppo tardi. Però lui ha avuto la capacità di inventarsi una cosa che è unica nel mondo, che nessuno è riuscito mai a imitarlo, nessuno. Sì. Quello sì, mi ho dato. Parliamo delle di grandi donne, no? Di Eddie Merckx non hanno fatto i tempi ancora, Bernardi non sì, ho fatto 2 minuti e due. Beh, lui aveva 120 km, quindi beh, però dagli stessi punti in gruppo io ho tenuto 2 minuti e 21 secondi meno di lui. E sui miei filmati che vedrete in quale. Ci sono dei punti dove andavo su a 28 km in salita. Senza manubrio, senza. Ma poi ne ho fatto un'altra di peggio. Quello discorso. Quando mi hanno invitato, c'era Maspes Binda allora, 40 anni fa, all'Hotel Gallia di Milano, e gli azzurri e Pizzo della Rai mi ha dato la medaglia d'oro. Ha detto, quando mi hanno invitato, perché avevo fatto i 14 passi in 13 ore, 1 minuto 17 secondi. E allora ha detto, in quanti giorni? Ha detto, e i giudici che hanno seguito e hanno legato il primato? 13 ore, minuti 17 secondi, ho visto tutti i campioni salzati in piedi, io avevo conosciuto uno senza una gamba e mi ha fatto pena perché mi ha detto io non posso più andare in bicicletta perché mi manca una gamba. E questo ragazzo mi ha fatto pena e ho detto gli ho promesso che tu con la mia impresa ti dimostrerò che anche tu puoi andare in bicicletta. E gli ho dedicato la scalata dello Stelvio con una gamba sola in 1 ora e 36 minuti, che la vedrete nel film. Che è un tempo spaventoso, perché per fare lo stadio con 2 mani, lui lo sa che a corso in bicicletta ci vuole 2 ore e mezza. Uno che non sia veramente professionista. Ecco, l'ho fatta. E quando io l'ho annunciata a Binda, ai più grandi della storia del ciclismo, si sono fatto un sorrisino di circostanza e dico, beh, qui cominciamo da fuori dai binari. E dopo un mese ho mantenuto la mia promessa. Sono arrivato stravolto. Comunque sono arrivato con una gamba sola, avevo la gamba martoriata, eccetera, eccetera. Mi ero raccontato 2, ci vorrebbe una vita per raccontare 13 record, comunque 2 me li ho raccontati. Però quello con la gamba sola è una cosa unica. Allora, a conferma di quanto ha detto Giuliano, ma non c'è bisogno di conferma, circa 3 anni fa sono stato chiamato da una troupe americana, da una grande organizzazione americana, World Harmony Room, la World Harmony che Room, che doveva esserci oggi la signora, invece la figlia è venuta, e hanno consegnato a Giuliano nel caffè Pedrocchi, partiti direttamente dall'America e con un percorso quasi totalmente a piedi, questo è il termine, un premio a Giuliano, una medaglia di riconoscimento, un riconoscimento molto importante
per il gesto altamente umanitario che Giuliano ha compiuto, dimostrando a un ragazzo disabile che nulla è impossibile. Questo è stato Giuliano Calone. Grande Giuliano, il suo grande coraggio. Io ero addirittura all'ultima impresa sua che ha fatto, per passo dallo stelio, venuto giù. Una cosa non credere ai miei occhi, cosa ho visto? L'ho inquadrato sul primo tornante, guarda, una roba da brividi. C'era un freddo, ero 10 minuti che lo aspettavo io, ero tutto ghiacciato. Arriva lui, una cosa va incredibile. Una cosa un po' divertente, no? Che leggerete nel mio libro. Dov'è il microfono? Un'ultima cosa. Senti, senti, adesso. Una cosa divertente che leggete nel mio libro. Sono in allenamento per andare a Monte, come si dice, no, come si chiama, mamma mia, per andare sui Colli Ugani, però no, Monte Grotto, Toreglia, sì, verso quelle parti. Comunque una signora doveva andare a una parrocchiera, improvvisamente mi attraversa la strada, gira di colpo. E so, io senza manubrio, senza freni, faccio un salto acrobatico, gli vado sopra il cofano della macchina, non mi sono fatto niente. La signora guida, ma è modo di guardare questo? Ma in fondo brontola tanto, non si è fatto niente. Ah, ho detto, non mi sono fatto niente, ho detto. Bene, allora, guardi come mi ha ridotto la bicicletta. E la guarda, senza manubrio, senza freni, senza pignone fisso, due ruote, un telaio. Ma non mi sembra che col colpo lei abbia perso tutti quei pezzi. E come no? Prima era intatta, capito? Mi sono vendicato, no? E c'era un pozzo pieno di alghe e di erbe. L'ho fatta cercare mezz'ora il manubrio e i freni. Ma dove sono andati a fare? Per stavolta va bene così, Guido. Però la prossima volta mi rivolgo all'assicurazione. E lo sto. Grande Giuliano. Bravo, bravo. Madonna, che prontezza hai avuto? Ti fai i nomi e per mettere a posto la roba ti sei nato. Ma ti è successo prima di fare il record questo quel che hai fatto qua, no? Yeah.